Buongiorno a tutti, grazie a tutti gli intervenuti. Oggi abbiamo un bellissimo evento dovuto al lavoro che l'Università Italiana, l'Università di Roma La Sapienza e l'Università dell'Ateneo di Camerino, un lavoro dedicato molto all'internazionalizzazione, legato appunto ad avere rapporti in un momento, in un mondo un po' difficile, con altre parti del mondo, con altre culture del mondo. E grazie all'iniziativa sia di un progetto di ricerca di interesse nazionale coordinato dal professor Lucio Carbonara, e anche grazie al lavoro che è stato svolto in questa scuola dal professor Santucci e dal professore Elio Trosiani, come proseguimento appunto del lavoro del PRIN. Quello che andremo ad inaugurare ed a vedere è una cosa molto importante, sia perché riguarda la nostra storia, la storia del nostro paese, l'Italia, che ha avuto un passato fin dal XIX secolo coloniale, appunto nella Somalia, oggi è Repubblica Federale della Somalia, e che ha avuto appunto alterne vicende, alcune positive ed altre meno positive, quindi non è che sto scoprendo io adesso la storia. Noi crediamo di vedere la parte più positiva, cioè del contributo dell'Italia allo sviluppo appunto della Somalia, e lo facciamo attraverso appunto questa documentazione che riguarda le città d'oltremare e in modo particolare la città di Mogadiscio. Forse, gli esempi che sono stati studiati sono gli esempi più belli della cultura architettonica italiana, e quindi diciamo da questo punto di vista un senso altamente positivo. Noi non ci dimentichiamo della nostra storia, non ci dimentichiamo del passato e utilizziamo queste lezioni per costruire un futuro, come dire, di pace innanzitutto, con tutte, appunto, con tutti i paesi e con tutto il mondo. Questa mostra appunto ci mostra sia una parte del lavoro appunto svolto all'interno del progetto ricerca di interesse nazionale, il lavoro che hanno fatto i nostri studenti nel laboratorio di disegno attraverso la ricostruzione di 20 piccoli modelli, se non ricordo male. Ciò non toglie che questo lavoro, se utile e necessario, la scuola si mette a disposizione per ampliarlo, migliorarlo e proseguire praticamente questo lavoro di organizzazione. Io, a Sua Eccellenza l'Ambasciatore, non posso che dire che l'Ateneo di Camerino, poi potrà essere confermato dal nostro prorettore vicario, è disponibile ad attivare qualsiasi collaborazione con la Repubblica Federale di Somalia, sia dal punto di vista dell'offerta formativa, sia dal punto di vista della ricerca. Quindi ci rendiamo disponibili come si crede più opportuno, perché crediamo moltissimo nel rapporto con l'Africa, tant'è vero che noi abbiamo già attivato delle relazioni con il Camerun, dove ci sono i nostri docenti che vanno ad insegnare nel Camerun, e poi gli studenti camerunensi vengono qui in Italia a finire a proseguire il loro corso di studi. Se appunto la Repubblica Federale di Somalia ritenesse opportuno attivare collaborazione anche di questo genere, io non posso che dare la mia disponibilità. Poi sono cose complesse, non è che si fanno improvvisamente, però io credo che lo possiamo fare. Non posso parlare a nome dell'Università di Roma La Sapienza, ma credo che troveremo, come dire, essendo degli amici da vecchia data, insomma, si possano trovare questi rapporti di collaborazione, perché crediamo effettivamente ad un mondo
di pace, a un mondo di collaborazione. Io vi ringrazio di essere venuti qui, lascio la parola per i saluti al prorettore vicario, professor Graziano Leoni, e appunto fra poco andremo a inaugurare la mostra. Io mi scuso se per oggi pomeriggio non ci potrò essere, perché purtroppo devo andare in un altro luogo che è importante in questo momento e stiamo lavorando con loro, che è Arquata del Tronto, che è uno dei comuni più danneggiati dal terremoto, e quindi purtroppo un incontro con il sindaco nel pomeriggio, e poi se farò il tempo volentieri passerò qui di nuovo. Detto questo, rinnovo i miei ringraziamenti e i miei saluti a Sua Eccellenza l'Ambasciatore, e come dire, inaugureremo fra poco la mostra. Un grazie anche ai nostri docenti Salvatore Santuccio ed Elio Trusiani e Marta Magagnini, anche non mi sono dimenticata di te, perché e chiaramente a tutti gli studenti grazie della collaborazione, e spero che questa esperienza, che fa parte di un lungo percorso formativo, sia di grande utilità per voi, sia di conoscenze, perché conoscere la storia fa sempre bene, e sia anche di lavoro. Grazie. Buongiorno a tutti, Eccellenza, veramente per noi dell'Università di Camerino è un onore averla qua. Io la ringrazio anche a nome del Rettore, che purtroppo è impegnato presso un'altra sede, e non so se lei sa come funziona l'Università di Camerino, ma questa è una sede collegata a Camerino ma che si trova a 150 km di distanza, quindi ci dobbiamo in continuazione dividere i compiti, e quindi oggi a me spetta darle questo caloroso benvenuto nella nostra sede di architettura, che è una sede che ha 4 corsi di studio, oltre ai corsi di studio in architettura e design triennale e magistrale. In questa città di Ascoli Piceno abbiamo anche un corso di studio sulla diagnostica per i beni culturali. Il direttore della scuola mi ha tolto quasi tutti gli argomenti che avrei voluto così toccare. Uso sempre un po' una metafora, forse un po' l'ho consumata, quando parlo dell'università in generale, non solo dell'università del Camerino, ma parlo dell'università come una macchina meravigliosa che ci consente di fare dei viaggi nello spazio e nel tempo. Oggi abbiamo un po' l'esempio di quello che intendo quando ci troviamo appunto ad analizzare all'interno di un corso di studio, di insegnamento, una realtà che ha preso il via ormai centinaia di anni fa e che è ancora una testimonianza attuale di cosa è stato il rapporto tra l'Italia e il suo paese, e un paese proprio lontano dall'Italia, quindi diciamo che ci stiamo spostando nello spazio e nel tempo. I lavori che hanno fatto i ragazzi, ho avuto modo un attimo di vederli velocemente ieri sera uscendo da questa sede, quando sono tornato a casa, sembrano dei lavori molto, molto interessanti, e penso che diciamo sia stata un'attività molto importante, cioè conoscere le origini dell'architettura contemporanea che ha le basi anche non solamente in Italia, per i nostri studenti penso che sia fondamentale. Rinnovo assolutamente tutta la disponibilità dell'Università di Camerino a stringere rapporti anche più stretti con l'Università Somale, e affinché appunto ci possa essere uno scambio maggiore di ricercatori, di professori e anche di studenti. Per noi l'Africa, guardiamo l'Africa come una realtà molto importante, una realtà che sta crescendo, dovrà svilupparsi, e penso che i rapporti che possono esserci con l'Italia possono servire a far funzionare meglio una politica globale che oggi sembra battere un po' il tempo in maniera un po' troppo lenta. Quindi la ringrazio di nuovo, ringrazio i professori che hanno collaborato
a questa attività. Ringrazio anche diciamo, tutti gli intervenuti, il professor Carbonara diciamo, chi ha accompagnato l'ambasciatore. Quindi auguro anche di avere una giornata che sia proficua. Anch'io nel pomeriggio mi dovrò allontanare, probabilmente rimarrò per l'inizio del seminario, poi purtroppo dovrò lasciare la sede e adesso sarò molto lieto di appunto fare il giro della mostra e godere. Sì. Buongiorno a tutti. Desidero innanzitutto ringraziare il professore Lucio Carbonara che è stato lo strumento che mi ha invitato in questa sede per questo evento che è molto importante. E ringrazio anche gli altri professori che veramente mi hanno assistito sin da ieri sera e accolto qui Ascoli Piceno, professore Elio Giussani e Salvatore Santucci, se non erro, e gli altri amici professori che hanno insegnato in Somalia la facoltà della farmacia, credo, tanti anni fa. E quindi è con grande piacere che vengo qui oggi per vedere questa mostra che è molto importante per la nostra storia comune. E voi saprete che il fatto che io parli italiano già suggerisce che c'è una certa convergenza tra l'Italia e la Somalia. La Somalia era una colonia italiana all'inizio e poi ha sperimentato due fasi della colonia italiana, prima durante il fascismo e dopo quella che si dice AFIS, o amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, che era dal 1950 al 1960, quindi con un'altra Italia, un'Italia repubblicana. Quindi la nostra convergenza storica è molto utile, molto interessante e molto importante per entrambi noi, e quello che vedete adesso da un punto di vista architettonico e tutte le cose che sono state scritte, che sono molto importanti per noi. Oggi la nuova generazione sa un po' di meno, quindi a volte mi chiedono quanti anni sono in Italia, quando dico due anni da ambasciatore dicono come parlo così bene l'italiano, ho imparato così subito l'italiano, quindi questo suggerisce un gap anche culturale, perché ultimamente abbiamo avuto con la Somalia una certa crisi dopo la dittatura, guerre civili, eccetera, eccetera. Quindi quella che la media, lo vedete dalla media, sono tre, credo, cose che chiaramente lo vedete: la guerra civile, il terrorismo, quindi, che ha accompagnato, e la pirateria e la carestia. La Somalia è diversa, è di là di questo. Questi sono eventi che sono succedute e poi abbiamo sperimentato, e adesso sta sorgendo una nuova Somalia, è stato citato, una Repubblica Federale della Somalia che naturalmente vuole riprendere questo rapporto italiano che è basato anche sulla cultura. Le cose politiche e economiche vengono e vanno, però la convergenza culturale è molto importante. È molto importante perché dà una certa continuità anche ai rapporti, diciamo, politiche, economiche e sociali. Quindi ritengo che questa mostra dà una certa illustrazione su questo nostro rapporto Italia-Somalia
per quello che abbiamo visto è molto incoraggiante. Mi auguro che continuate, quindi avete fatto un bel lavoro adesso, quello che abbiamo passando il giro visto. L'Africa oggigiorno è molto importante, voglio citare alcuni punti che è molto importante per voi sapere, perché è il continente del futuro, il continente del futuro, perché intanto la crescita della popolazione è così rapida che molto si parla oggi dal 2017. Ci sono 569 milioni di persone che vivono nelle città africane, che facendo un paragone con l'Europa 553 milioni di persone, 533 nell'America Latina. Questa crescita della popolazione continua e va velocemente, sta accelerando. Quindi con questo viene anche la popolazione, anche una popolazione giovanile. Il 70% della popolazione sono molto giovani. Le risorse economiche, il potenziale economico sono molto forti. Quindi per questo dico il continente del futuro ed è molto importante per noi, non solo africani, ma anche per il mondo. In tutti i settori, dal punto di vista produttivo, eccetera, eccetera. Quindi viviamo in un continente adesso, diciamo in un mondo, direi, non continente, interconnesso e interdipendente. Quindi i rapporti bilaterali tra i nostri due paesi o tra i nostri continenti è molto importante, non solo dal punto di vista politico, ma anche economica e sociale. Per questo la tecnologia europea o occidentale in generale sarà molto utile, perché adesso stiamo attraversando la quarta rivoluzione industriale. L'urbanizzazione l'incremento della popolazione delle città è molto forte. Adesso Mogadiscio, che vedete, che quando l'Italia era presente tutta la popolazione era 1,5 milioni, adesso si parla 3 milioni solo vivono nella capitale, e potete capire quali sono le problematiche, quindi le sfide e anche l'opportunità. E trasformare questo e utilizzare questo grande potenziale diciamo demografico è molto importante. Quindi la collaborazione tra l'Italia e la Somalia dal punto di vista tecnico e professionale è molto critico. Per quanto riguarda il nostro rapporto bilaterale, quello è una delle missioni che io come rappresentante della Somalia qui ma sto lavorando con la Tunisia. Le università somale sono state assistite dall'Italia, quindi ecco il professore, alcuni professori che sono presenti ancora qui in Italia, abbiamo un grande ricordo di questo, perché hanno formato i quadri che adesso sono un po' vecchi, però sono al potere, e quindi tutti un grande numero dei ministri della Somalia adesso sono stati quelli che sono usciti dalle università somale che ha finanziato l'Italia. Quindi riprenderemo, inshallah, con la volontà di Dio, questo rapporto bilaterale per dare un impetus, una nuova energia ai nostri rapporti tra popoli. Quindi è molto importante per voi giocare il vostro ruolo in questo senso,
cominciando con le attività accademiche che adesso state facendo in questa mostra, sarà molto indicativo e importante per il vostro sapere. Noi venendo qua non solo a visitare o a partecipare a questa mostra, però stiamo imparando molte cose tramite le vostre attività. Non voglio dilungarmi su questo, quindi dico grazie a Sua Carbonara e gli altri che mi hanno invitato, e questo che ho accettato ben volentieri, perché uno, non solo sono il rappresentante della Somalia, ma anche un nativo di Mogadiscio. Quindi imparare le cose che voi avete fatto è molto importante, e incrementa anche la nostra conoscenza in molti settori che noi non abbiamo dato attenzione. Grazie a voi tutti e ringrazio le autorità locali e quelle dell'Altreo Camerino per già averci accolto e per questa attività che avete fatto oggi. Grazie molto e a presto, arrivederci. Oggi è il 15 maggio, il 15 maggio è una data molto importante per la Somalia, è il giorno della gioventù. Giorno della gioventù perché è il giorno che è stato creato il partito Somali Youth League, la Lega dei Giovani Somali, che ha portato la Somalia all'indipendenza. E succede che dal 58 al 60, quando l'indipendenza della Somalia fu celebrato, questa organizzazione, partito Lega dei Giovani Somali, il segretario generale e il presidente era mio padre, quindi devo ricordare. Volevamo ricordare che è presente anche con noi un ragazzo somalo che è qui, che vive a Ascoli, che abbiamo invitato oggi, Amse, e quindi insomma qualsiasi iniziativa o qualsiasi cosa, insomma questa è casa aperta, credo che possiamo dirlo a noi del direttore, quindi abbiamo collaborazioni e integrazioni per qualsiasi tipo di cosa. E le mostre sono due, una appunto a cura di Santuccio e Magagnini sui loro corsi, come è stato detto, l'altra che nasca sotto così, il cappello del PRIN del 2008, però è stata portata avanti in particolar modo dalle due curatrici, l'architetto Maria Spina che è qui e l'architetto Gabriella Restaino, che purtroppo non è presente oggi perché è all'estero, e vorrei solo far dire magari due parole a Maria Spina come co-curatrice della mostra, introduzione della di quella su Mogadiscio. No, ma non era previsto, insomma, quindi due parole. Noi pensavamo di farlo nel chiostro, però a questo punto siamo tutti quanti qui nel chiostro, poi magari non c'è il microfono, almeno due parole all'architetto Spina, che ringrazio comunque di aver... Scusa che non l'ho citato prima. No, assolutamente, di aver accettato anche che la prima tappa di questa mostra itinerante, che credo in autunno sia a Milano, quanto mi ha scritto la Borlotto ieri, e insomma sia stata qui ad Ascoli, quindi come dire, abbiamo bruciato sul tempo le grandi. Abbiamo fatto uno scatto in più. Grazie. Io semplicemente per dare due parole sulle, come io chiamo, istruzioni per l'uso della mostra, nel senso che c'è una chiave di lettura, altrimenti non si capisce bene cosa si va a vedere. La chiave di lettura è questa: le immagini si riferiscono tutte a quelle contenute, tra l'altro sono negli archivi italiani, perché ci potrebbero essere immagini anche in altri archivi. Queste sono immagini e disegni solo ed esclusivamente contenuti negli archivi italiani, sparsi per tutto il territorio, e c'è una lista appunto degli archivi che sono dall'archivio centrale dello Stato, all'archivio
ad archivi personali degli architetti, ad archivi religiosi e ad archivi militari. Molte immagini sono dell'archivio storico della Marina Militare e quindi diciamo è una raccolta di tutto quello che c'è in Italia relativamente alla città di Mogadiscio ed è fatta esclusivamente sulle itinerari previsti dalle due guide del touring della Somalia del 1929 e del 1938. Quindi praticamente è una passeggiata sulla scorta delle descrizioni e degli itinerari forniti da queste due guide pubblicate dal touring. Ecco, questo vuole essere, diciamo, è l'unica chiave di lettura che fornisco, perché altrimenti sembrerebbe una cozzaglia di immagini. In realtà ci sono degli itinerari e sono quelli consigliati dalle guide del touring di quegli anni. Grazie. Fatto un po'
mostra, cioè noi abbiamo fatto una specie di itinerario attraverso i consigli che davano le Lonely Planet dell'epoca, e su questi itinerari abbiamo incollato queste immagini depositate nei nostri archivi. E questo è un po' l'unica chiave che vi posso fornire. Il resto è naturalmente da valutare molto, è la grande tradizione precedente alla colonizzazione italiana, la grande tradizione in termini di architettura, in termini di centri di cultura islamica, in termini di moschee. Quindi, voglio dire, era una città che si presentava come un grosso nucleo preesistente rispetto, per esempio, alle altre colonie italiane, come poteva essere Asmara, come poteva essere anche per certi versi Addis Abeba. Mogadiscio ha una sua consistenza importante, una sua architettura che risale al Medioevo, e questo quindi porta gli italiani a comportarsi in un certo modo. Quindi non, diciamo, lo stesso archeologo italiano che arriva lì al seguito di una spedizione in realtà si trova di fronte a un insieme di edifici da studiare e da valorizzare. Poi purtroppo sono successe altre cose che hanno distrutto queste preesistenze. Ecco, volevo farvi vedere. Diciamo che questo sarebbe un po' una piccola, diciamo, riduzione a sintesi della mostra che avevamo fatto. Naturalmente ne abbiamo uno in lingua somala, tutto in somalo, questo in italiano. È una piccola riduzione a sintesi che avevamo fatto per poter discutere a livello di scolari, che si parla di ragazzi, di giovani, quindi si parla di portare queste immagini nelle scuole, in modo che i professori, i maestri possano in qualche modo con gli stessi studenti discutere e ragionare su quello che era una volta la loro città. Questa era, diciamo, un'idea, e noi l'abbiamo poi preparato in lingua somala, tutto questo è stato tradotto, è la stessa cosa a Mogadiscio. Qualora ci siano le opportunità per poterlo fare nelle scuole, lo potranno vedere i ragazzi. Ecco, questi sono, diciamo, i vari, l'inizio con i nomi, gli sponsor, le persone che ci hanno lavorato, i ringraziamenti, tutti quelli che, insomma, diciamo che è una specie di piccola cosa uguale alla mostra, ma in maniera più, un tono ridotto. Qui ci sta tutta la spiegazione degli itinerari, appunto sempre la mostra fatta sulla base degli itinerari delle guide turistiche, quindi è molto, però è tutto molto ridotto per poter pensare che in qualche scuola si possa proiettare. Penso che si farà prima o poi, perché questa cosa è abbastanza facile da portare nelle scuole. Ecco, questa è la Mogadiscio contemporanea. Dentro all'interno del rettangolo rosso, praticamente il nucleo storico, e questa è la sovrapposizione che forse voi non ci avete fatto caso, ma c'è anche di là, cioè vedere rispetto ai voli aerei del 1923 come si sovrappongono alla Mogadiscio attuale. Quindi i due quartieri storici che furono raffigurate nei due fotogrammi depositati peraltro dalla Società Geografica Italiana, nella sovrapposizione si capisce che molte cose si sono perse, perlomeno dalla parte di Scingani, molte cose invece sono ancora in piedi nella parte di Amarini. Ecco, questo è invece una delle riflessioni con le quali poi voglio concludere questo piccolo intervento, che ci ha molto appassionato, cioè dalle carte rintracciate al Ministero della Marina si vedono questi due villaggi preesistenti, cioè quello che gli italiani hanno visto quando sono arrivati per la prima volta nel 1800.
muro edilizio che lui traccia. Quindi esistono questi due nuclei molto vicini e sono cinti da un unico perimetro murario, quindi è una città murata originariamente. Oggi le mura non si vedono più, all'origine erano murate e si vede io ho segnato con il rosso il limite delle mura. I due villaggi delle guide di Turing vengono descritti come divisi da attività, cioè l'attività di Amaruini era un'attività soprattutto di tessitori, commercianti di tessuti, gente che comunque lavorava le stoffe, e pare che fosse un'attività molto famosa perché viene descritta anche da Vasco da Gama quando arrivò a suo tempo con la flotta portoghese. E mentre invece nella parte di Scingani, che è una parte sabbiosa, più fondata sulla sabbia, le attività economiche erano relative al bestiame. E infatti, se voi avete fatto caso, in alcune fotografie, che sono poi foto di Alinari, dell'archivio Alinari di Firenze, si vede che sulla spiaggia ci sta il bestiame. Quindi nella parte bassa della città si concentravano attività inerenti all'allevamento del bestiame, alla macellazione, all'esportazione delle carni. Nella parte rocciosa, che è quella invece di Amaruini, si concentravano attività di lavorazione dei tessuti. Ecco, queste sono le notizie fondamentali che noi abbiamo voluto fornire, oltre alle immagini veicolate dalle guide del Turing come diciamo, colonna sonora, diciamo, ci stanno queste parole delle guide e a cui noi abbiamo incollato le immagini che abbiamo trovato negli archivi. Ecco, questo è il senso della mostra, e con la speranza che per i cittadini di Mogadiscio rappresenti un modo, no, per riconoscere, individuare e ricordare la loro città. Funzionato abbastanza bene che lungo l'asse poi
poi c'è, diciamo, in qualche modo si è collocata il polo, si è collocato il polo amministrativo, cioè alla fine, partendo dal mare, arrivando in fondo, alla fine ci sono state tutte le costruzioni delle banche che hanno trovato su quest'asse una loro collocazione, diciamo, Banca d'Italia, il Banco di Napoli, il Banco di Roma, stavano tutte su questo asse che però poi in realtà ripartiva la città sempre in due parti. Questo è più o meno. Ce la dice anche, come dire, sul fatto che le manie di grandezza degli architetti non sempre riescono a sovvertire la storia delle città, che invece, grazie a Dio, va anche sulla tradizione e su una cultura consolidata. Io credo che qualsiasi progettista avesse avuto in quel momento la possibilità di lavorare su Mogadiscio, avrebbe lavorato proprio sul tentativo di riunire quelle due città, ma quelle due città sono state come dire, impermeabili a questo. Adesso chiamerei il professor Lucio Carbonara a raccontarci qualcosa anche lui. È già stato detto molto stamattina di adesso, quindi penso che sia la parte mia, potrebbe essere interessante per capire perché è stata fatta questa mostra e questa attività di ricerca. L'idea nasce da molti anni addietro e mi riferisco agli anni 84-88. Perché questa data? Anzi, 83. È stata una prima esperienza fatta da un gruppo storico, come gli occhi da Maria Spina, professor Tusiani, io e molti altri amici che poi ci hanno seguito, professor Carizzoni, professor Martigani, è stata quella della creazione di una facoltà di architettura in Mozambico. Architettura e urbanistica in realtà, con la cooperazione internazionale per volontà del Ministero degli Esteri della Facoltà di Architettura di Roma. Io sono stato il primo, mi sono trasferito con famiglia e due, poi tre figli in Mozambico, e in questa nostra prima esperienza abbiamo fatto uno studio, abbiamo capito che era importante studiare la storia urbana e soprattutto abbiamo capito che la popolazione locale non conosceva la popolazione urbana. E quindi era importante cercare di far riappropriare gli abitanti della loro storia. Questo concetto, questa analisi, quella davanti degli anni, ha avuto una seconda tappa importante nella assegnazione di un premio. L'acronimo vuol dire, chi non lo sapesse, progetti di ricerca e di interesse nazionale. Sono le ricerche più importanti finanziate dal MIUR, dal nostro Ministero dell'Università della Ricerca Scientifica. E il tema di questa ricerca era appunto restituiamo la storia. Il titolo stesso fa capire qual era la finalità di questa ricerca. Ci siamo resi conto che esiste un patrimonio importante di informazioni, di archivi relativi alle nostre passato non molto lontano, quello delle nostre colonie, ex colonie, ex colonie con le quali i rapporti nel tempo sono stati poi differenti, con la Libia, diciamo, non abbiamo un buon rapporto, con la Somalia invece, per quanto già ho spiegato oggi l'ambasciatore, e dal fatto del passaggio dal periodo fascista al periodo dell'amministrazione fiduciaria, in realtà il rapporto è invece stato sempre più ottimo e interessante. Il fatto stesso che noi abbiamo moltissime persone, somale, soprattutto quelle della mia età, ma forse ancora un po' più giovani, che parlano italiano e un italiano perfetto, ci fa capire quale sia stata la relazione. Relazioni che purtroppo i nostri politici non hanno saputo né mantenere né capire. Quindi lo spirito di questa ricerca era di risollecitare i nostri ricercatori, i nostri professori, e italiani e stranieri a riappropriarsi del territorio, di quello appunto che è sconosciuto. In questa ricerca che è durata 3-4 anni, dal 2006 al 2010, poi ha avuto la pubblicazione di 4 volumi fra il 2009 e il 2012, abbiamo affrontato questo
delle diverse aree coloniali. L'unica che è rimasta fuori, purtroppo, e che poi era oggetto di un quinto volume, iniziato come finito, riguardava appunto la Somalia e Mogadiscio particolare. Ragion per cui, diciamo, in questa analisi, in questa ricerca, abbiamo scoperto una serie di cose, che poi le abbiamo riprese anche in questa ultima ricerca, l'ultimo passaggio, nell'anello mancante. Il fatto che esistevano tantissimi archivi, ne ha parlato prima Maria Spina, fu abituata a pensare all'archivio nazionale, all'archivio di Stato, a me là c'era molto materiale, ma esistevano ad esempio gli archivi militari, le tre armi, dell'esercito, della marina, dell'aeronautica stessa, esistevano gli archivi del genio civile, gli archivi delle banche, della Banca d'Italia, della banca della BNL e credo anche del Banco di Roma, se non ricordo male. Quindi tantissime fonti e anche archivi privati. Gli archivi dell'Incis, delle case popolari, cioè, come sempre succede, chi ha fatto ricerca, si comincia da un piccolissimo settore e questo settore si allarga di dismisura anche troppo e diventa poi difficile anche tagliare a un certo punto, perché poi bisogna tagliare e tirar fuori il prodotto. Quindi questi ricercatori ci ha fatto capire che cosa? Intanto che esiste un patrimonio sconosciuto, disperso e che sarebbe utile riunificare. Il secondo aspetto importante è che appunto, questo patrimonio negretto e sconosciuto non viene utilizzato e andrebbe invece messo a disposizione di tutti i ricercatori. E questa ricerca è molto importante, che ha stabilito, ha creato un network non solo fra le università italiane, in particolare Roma, Roma 3, Torino, molte Bari, molte università, ma anche con colleghi ricercatori stranieri, appunto dell'Etiopia, della Libia, che sono venuti anche in Italia, come abbiamo parlato. Quindi abbiamo capito che in effetti la cooperazione vera non è solo quella economica, non ci accennava anche l'ambasciatore, ma è quella culturale, è quella che veramente ha più possibilità di collegamento e di gettare i semi e seguiti. Il terzo punto più importante era quello di consentire alla popolazione di riappropriarsi della storia del territorio. Nel caso della Somalia, come sappiamo, fra la guerra civile e i propri abitanti, purtroppo gli archivi sono stati in gran parte distrutti. Il grosso del materiale è in Italia, ma gli enti di Genova, ad esempio, per materiale no, non lo mettono a disposizione. Il nostro scopo è di creare un archivio multimediale, formato da immagini, cartografie, immagini, film e così via, da mettere al servizio della popolazione. Abbiamo capito che l'unica maniera per far appropriare le altre popolazioni, i soli, è quello di poter accedere a un archivio di materiale che loro non hanno. E che quindi possa essere poi utilizzato per due scopi fondamentalmente: conoscere la propria città, capire dei valori, evitare la distruzione, quello che sta succedendo adesso. Sotto la spinta economica, molti edifici interessanti stanno per essere distrutti, sono già stati distrutti dalla mostra che qualcosa appare, e questo è un gran peccato. E gli unici che possono intervenire sono i giovani, obiettivamente somali. Il maggiore Franchi ha spiegato l'importanza del gruppo dei giovani somali, che ha creato il portale di Venezia. Noi puntiamo molto sui giovani universitari. Attualmente l'università ha soltanto un corso di laurea in ingegneria, stiamo vedendo, abbiamo collaborato con il rettore di Cimara per vedere in Italia e vedere se è possibile anche aprire dei corsi di architettura. C'è molto interesse, obiettivamente. E noi siamo convinti, e ce l'ha dimostrato poi anche, abbiamo visto con altri progetti, progetti interventi che sono stati finanziati, gli europei, scusate, con la Russia, con l'Ucraina, con la Francia, con la Spagna, abbiamo fatto, e secondo me l'università deve fare tutto. L'università che si pensa in se stesso è totalmente, a mio avviso, inutile. In 40 anni di presidenza di università, io sono puntato sull'estero, ho sempre viaggiato e tengo, sono andato con un amico 4 anni, quando c'era la guerra in corso, con una moglie, due figli piccoli e un terzo poi è arrivato lì, però ho sempre creduto l'importanza. E di 60, quanti erano altri? 90 colleghi del dipartimento, che non l'unico che ha citato nemmeno da mio all'inizio, preso per pazzi, ma aveva un senso, secondo me, questo, dei modi importanti.
Quindi le finalità essenzialmente sono queste che ho detto, di farvi appropriare la trazione in particolare e gli sviluppi di questo materiale e mettono in rete. La diffusione è fondamentale, senza diffusione non ci può essere ortografia. I contatti che abbiamo avuto con i soli sono stati molto utili e anzi vorrei anche ricordare di ringraziare alcune persone, per esempio l'ingegnere Nureddin Haji, che è stato la mente di questo progetto, da lui è partito, lui è un ingegnere che ha studiato in Italia, a Bologna, parla un italiano migliore del migliore, le sue lettere sono perfette, veramente. Non ce la corregge neanche una virgola, e impressiona, questo fa molto piacere effettivamente, e anche un solo italiano direi, che ha studiato con il professor Gersley, con il professor Massaretti, quindi ha una formazione culturale notevole. E lei sta battendo oggi per la salvaguardia di questi beni e ci ha scritto. Poi ho avuto contatti con il rettore, un altro accordo importante che abbiamo avuto con l'onorevole Mahoni, membro del Parlamento, che ci ha aiutato molto, anche lui parla italiano perfettamente, come abbiamo visto oggi con il nostro ambasciatore. C'era uno stretto contatto. Purtroppo i nostri politici non hanno capito l'importanza di collegarsi con la Somalia, che è una nostra piccola costa nel fin dei conti, gli interessi sono comuni. Io spero molto, veramente, ho sollecitato oggi anche l'ambasciatore a stringere un po' i rapporti con l'attuale sottosegretaria agli esteri della cooperazione, l'onorevole Del Re, che è effettivamente una persona universitaria, anche lei, capace, intelligente, al di là del suo partito, è una persona interessata a questi aspetti. Io spero che questo possa essere possibile. In conclusione, vorrei ringraziare comunque Eccellenza per la sua presenza veramente gradita, e il convegno è un altro peso senza la sua presenza, quindi veramente la sua presenza, il fatto di apprezzare questo sforzo è importante. Camerino Aspri ci ha pensato la prima sede che ha accettato di fare questa mostra, appunto, abbiamo detto poi andrà in altre sedi, andrà anche all'estero, ha avuto un invito in Svezia, quindi sono convinto che la diffusione sia fondamentale. E, per ultimo, un ringraziamento particolare che va fatto da parte mia a Maria Spina, che conosco da 50 anni, che ancora non riesco a capire, e che io considero una missionaria laica della storia urbanistica. Lei da sempre si è impegnata nello studio della ricerca universitaria, fa delle ricerche di livello elevatissimo, è una persona che faceva parte dell'università e se n'è andata per carattere, lei non condivideva il mondo universitario, ma la sua capacità è indiscussa e il 90% del prodotto che vedete è il merito suo. Il mio sono stato una partecipazione, un aiuto spalleggiato, ha fatto poco o niente ovviamente, però gli ho dato questo spazio e veramente di questo me ne ringrazio molto, perché siete veramente brava. Grazie. E anche perché lui riprende abbastanza come aveva già detto poc'anzi Lucio, nel senso che si rifà al vecchio progetto PRIN, si chiama la storia. E lui dice questo, soprattutto nel ventennio 86-2016 si è concentrato lo sforzo prodotto per Seguiamo la storia, nata sulla scia di un progetto di ricerca internazionale PRIN 2006, il cui gruppo istituito è formato Lucio Carbonara, Stefano Gabriella, Maria Spina, eccetera, eccetera. La mission scientifica di questo progetto era quello di restituire l'impegno costruttivo italiano in colonia nel pur breve periodo del sessantennio 1870-1940. Una ricerca questa che ha avuto il merito di riportare alla luce una storia nazionale recente, sino allora decisamente sottostimata, soprattutto nei suoi ambigui e ambivalenti connotati socioculturali e di governo, sino allora colpevolmente o irresponsabilmente rimossa. Io dovrei fare una piccola notizia, cioè Pier Giorgio Massaretti fa parte di questo gruppo di studiosi bolognesi che sono stati pionieri di questo studio sull'architettura italiana dell'oltremare, e loro fecero una memorabile esposizione a Bologna nel 1980
1993, ed era proprio architettura italiana dell'oltremare, che è rimasta impressa proprio negli annali della storia, e il gruppo era proprio Pier Giorgio Massaretti, Giuliano Greslevi e Zagnoni, non mi ricordo, Stefano Zagnoni si chiamava. E a loro dobbiamo proprio l'avvio di questo lavoro di ricerca di storiografica su queste attività italiane. E quindi lui ha questa visione un po' diciamo pungente su questo argomento, perché in realtà poi diciamo non è stato una, non ha avuto dei seguaci, no? Gli unici seguaci siamo stati noi poi dopo il Mozambico negli anni, insomma, alla fine degli anni 90, ecco. Un'altra cosa importante che lui dice, che l'anonima vicenda coloniale, io leggo dei pezzi perché secondo me sono più importanti le cose che lui fissa. L'anomala vicenda coloniale nazionale fu in grado di scatenare una ricca e multidisciplinare produzione editoriale che durante l'impero fu soprattutto periodica e illustrata. La ridondante maniacale esigenza del totalitarismo fascista di aula da rappresentarsi. Cioè lui in realtà mette in evidenza una cosa che poi, se avete fatto caso nella mostra, abbiamo trattato con due tavole, perché comunque Mogadiscio è stata oggetto di illustrazioni nei periodici dell'epoca, cioè nelle riviste, no? C'era questa immagine di città stupenda, che era un po' però, diciamo, Massaretti la chiama una forma maniacale, no? Noi abbiamo messo soltanto due pagine, perché due tavole, perché poi in realtà forse ai cittadini soli non interessa, però la loro città era oggetto di illustrazione patinata, come si direbbe oggi, no? Nelle riviste patinate dell'epoca c'era Mogadiscio, un po' come oggi si potrebbe rappresentare delle ville nelle riviste di architettura, quelle molto, molto, molto più... Sì, molto più bello, esatto. Allora, ecco, l'ultima cosa che volevo dire era questa, che lui ha visto, diciamo, nella mostra una serie di obiettivi, no? Scusate, io forse parlo male, una serie di obiettivi, e li ha individuati elencandoli in quattro punti. Cioè questa mostra potrebbe avere questo tipo di traguardi da raggiungere: creare un archivio digitale del patrimonio architettonico e urbanistico della Somalia con le riproduzioni digitali dei documenti fotografici, cartografici e video contenuti nei vari archivi d'Italia, quindi si potrebbe creare questo piccolo tesoretto. Avviare processi di sensibilizzazione delle autorità somale, delle cittadinanze, ma anche degli studiosi italiani, nei confronti delle varie tematiche connesse con la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale delle città della costa somala. Quindi era un discorso che, partendo da Mogadiscio, poteva abbracciare anche le altre città disposte lungo la costa, Merca, Brava, Chisinau, eccetera. E questo è un programma che dovremmo, in qualche modo potremmo affrontare, perché negli archivi italiani c'è tantissima roba su queste città. Scongiurare il pericolo della distruzione, di cui parlava il professor Carbonara, della distruzione indiscriminata degli edifici ancora esistenti nel centro storico della capitale, cercando anche di arginare la speculazione edilizia qui messa in atto dalle grandi imprese internazionali. L'ultimo, realizzare all'interno dell'Università di Mogadiscio un dipartimento per la formazione, documentazione e ricerca dei beni architettonici e urbani della Somalia, in cui far convergere anche un settore dedicato all'archeologia. E questo è un po', diciamo, l'obiettivo che si voleva raggiungere, parlando anche con il rettore Gimale, che voleva, insomma, aveva ipotizzato di creare all'interno del corso di laurea in ingegneria un dipartimento. Adesso non ricordo, diciamo, la trattativa è stata fatta con il professor Carbonara, all'interno del dipartimento della facoltà di ingegneria, un dipartimento che curasse questo aspetto particolare del patrimonio. C'è un grazie da parte di Massaretti.
comunque sì, no, mi piace. Allora, mi prendo io l'onore e l'onore di ringraziare in questo contributo, come dire, tra gli assenti il mio caro amico Giuliano Petrelli, che con cui ho collaborato moltissimi anni fa, quando appena laureato lui mi chiamò Parametro, io ho lavorato con lui nella sua rivista e l'ho anche lavorato in qualche modo facendogli da corriere di documenti da Roma a Bologna per questa sua ricerca sul territorio dell'Oltremare, quindi ricerca che ha costituito un momento di grande passione e, come diceva Maria Primaggio, un po' di grande delusione, perché in qualche modo questo enorme sforzo con questa pubblicazione, con questo sano modo di ricercare, fu in qualche modo abortito dagli storici, non ebbe grande seguito. Questo un po' anche probabilmente per motivi, per uno strano ancora viaggio ideologico che forse c'era sul tema della colonizzazione, più che sul tema dell'architettura, che era ampiamente stata sdoganata dalla cultura architettonica e storica degli italiani, però insomma quello è rimasto un po' una specie di inciampo sul quale poi questa cosa non crede. Però questo fa sì che noi possiamo oggi rivenderla tranquillamente, avendo, come dire, raccogliendo anche gli entusiasmi di questi grandi maestri. Adesso devo chiamare con Marta, che è mia, perché noi invece parliamo di questa, appunto, un po' anche questa cosa va bene, si ricollega bene al tema del libro Bresneri Massaretti, perché noi abbiamo affrontato il problema non esclusivamente sul piano della ci siamo organizzati facendo niente minghi, quindi adesso ci torneremo nel dialogo, però diciamo l'idea è pensare a quella iniziando di proporre agli studenti un corso che avesse a che fare con l'architettura italiana delle colonie. Questo per diversi motivi, un motivo strumentale e anche un po', se volete, partigiano, cioè quello di cercare di far entrare nelle università stanche un po' paludate, questo dal punto di vista degli studenti anche, l'idea di un confronto con gli altri, un confronto con la, anche se volete col tema della migrazione, e in qualche modo andare a rintracciare le radici di queste migrazioni e anche un po' quali sono, come dire, dei contenuti che spesso non sono esattamente messi in prima linea quando si affronta questo problema. Cioè noi abbiamo comunque, io mi sarebbe piaciuto e forse in parte siamo riusciti in questo, che i nostri studenti si ponessero il problema di quando si parla di un migrante somalo, etiope o eritreo che sia, insomma, capire anche che in qualche modo c'è una storia e una responsabilità rispetto a questo, che noi come Italia dobbiamo in qualche modo assumerci. E su questo lo si dà se lo si studia sostanzialmente, quindi è utile studiare. Poi però c'è un'altra cosa che a me mi è sempre intrigato di questa vicenda, è una cosa più da architetto, cioè in realtà l'architettura italiana degli anni 30 e 40 nelle colonie è un'architettura che ha felicemente, dico io, imbastardito il razionalismo, quello canonico, quello duro, quello dei grandi maestri, e l'ha mediterraneizzato, no? L'ha reso un po' più vicino al pagano, all'idea di pagano, che appunto aveva un'idea di architettura mediterranea, italiana specifica, un evolversi non nella direzione della Bauhaus, ma piuttosto nella direzione del, insomma, se uno dovesse parlare proprio con l'accetta, diciamo che piuttosto che Villesavoie, Villa Malaparte, ecco, cioè il faro doveva essere insomma in qualche modo quello. E in effetti l'esperienza degli architetti italiani all'estero, contaminata dalla
presenza di una realtà e anche di un mito dell'Oriente, di una cultura diversa, di una cultura lontana, giovato secondo me all'architettura, al dibattito architettonico italiano, facendo i plastici che vedete sono la prova del fatto che in qualche modo c'è una contaminazione tra culture lontane e culture del razionalismo propriamente detto italiano. E questa secondo me è una cosa che andava indagata perché è stata indagata. Altra e ultima cosa, ti lascio un attimo la parola a te, è il fatto che in qualche modo è nella tradizione di questa scuola quello di far approcciare gli studenti al primo anno con delle piccole architetture e arrivare al fatto di ridisegnare queste architetture agli studenti e far diventare però l'esperienza del disegno un'esperienza di costruzione. In qualche modo, noi all'inizio abbiamo sempre detto agli studenti: guardate, voi state facendo, state ridisegnando delle architetture, ma state facendo il progetto del vostro plastico. Perché nel costruire il plastico c'è, come dire, la conclusione del percorso architettonico, che non è soltanto quello del disegno sterile, ma che è quello proprio del vedere che in miniatura un'opera realizzata, costruita. Questo secondo me è un valore che va dato soprattutto cercando, come dire, di alimentare quella fiammella di entusiasmo sempre più spenta che però esiste nei nostri ragazzi. Quindi questo, diciamo, questo è sono i confini dentro i quali si è mossa la nostra esperienza didattica. Per la verità, di solito noi abbiamo fatto le ville di Moretti piuttosto che la palazzina romana, abbiamo fatto le case delle architetti donna fino a qualche anno fa, insomma abbiamo fatto anche delle esperienze in genere e abbiamo avuto bisogno almeno di 2 anni di sperimentazione su questo. Questa invece è stata un'uscita, se volete, un po' prematura, insomma, però abbiamo colto al volo l'occasione della collaborazione con Maria per mettere insieme le due esperienze. E, però non finirà qui, per esempio c'è tutto un tema rispetto ai villaggi rurali libici che probabilmente sarà quota parte importante del lavoro del prossimo anno. Lascio un attimo e poi torno su alcune specificità dell'architettura, delle architetture che ho incontrato. Ma in primo luogo, non so, il nostro intervento qui con l'architettura d'oltremare aveva un sottotitolo, no? Che parlava sia di ricerca e di didattica. In teoria Salvatore parlava della ricerca, io mi concentravo più sull'aspetto dell'esperienza didattica, e sulla base di questo avrei proposto un ennesimo sottotitolo che poteva essere Apologia del laboratorio di disegno dell'architettura. Questo perché il laboratorio di disegno dell'architettura non lo fa. Il laboratorio di disegno dell'architettura è esclusivamente un passaggio strumentale per i successivi laboratori di progettazione e così via, cosa che in realtà invece ha una vocazione completamente diversa, già perché si pensa al primo laboratorio che un neofita all'architettura, uno studente, fa il suo ingresso alla facoltà d'architettura, e memori delle grandi scuole d'architettura era quello che per esempio a Bauhaus era il corso proprio identico, no? Nel senso poi etimologico del termine era propria dell'Icon, quindi era la parte prima dell'apprendimento che poi sia all'architettura ma anche all'essere cittadini, all'essere persone senzienti e quant'altro relativo alla percezione, al modo di essere presenti in questo mondo. E quindi il laboratorio di disegno e architettura ha una vocazione, una missione abbastanza, volendo, molto 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 alta da un punto di vista non solo formativo ma anche educativo, proprio se vogliamo intendere questo concetto di propedeuticità ai futuri laboratori, che seppur dobbiamo avere tutt'oggi dei contenuti minimi tecnici e strumentali, comunque mantiene, perché dobbiamo accogliere questi giovani e cercare di
attivarli, di motivarli, no, a proseguire gli studi di architettura. Quindi piccole architetture, architetture d'oltremare, sottolineiamo come piccole, anche se a volte le architetture che presentiamo non sono sempre necessariamente piccole, però dire piccole ha una volontà anche quasi ideologica, cioè, perché piccole, no? Questa nostra società spettacolarizzata, iperspettacolarizzata, in cui peraltro si cerca di creare immagini ed esperienze sempre più grandi, le bigness, no? Di immersività, di ricostruzioni iperpixellate che ci coinvolgano alla dimensione gigante. Noi lavoriamo sul piccolo perché ideologicamente vogliamo anche lavorare sul processo della conoscenza, che lavora in parallelo con la lentezza, nel mondo del piccolo, nel mondo del letto, nel mondo dell'acquisizione manuale di un percorso di conoscenza che parte da una fase di indagine storica, analisi dei documenti. Noi, a proposito di Banco di Roma, sì o no, abbiamo degli studenti, Filippo Busilacchi e Pierpaolo Cicconi, che sono andati durante la finissima fase del loro lavoro di studio del Banco di Roma di Ararat, per l'architettura non costruita dell'architetto Ferrazza, sono andati in sede proprio a Milano della Unicredit, che ha acquisito l'archivio del Banco di Roma. E quindi... detto che ci sono andati. No. quindi una prima fase di indagine e di studio, ma poi tutta una fase di ridisegno, di acquisizione della forma di questi progetti, per come sono stati concepiti, prima poi di ricostruire, come anticipava Salvatore, prima di ricostruire il modello e quindi di dimostrare di aver controllato la forma di queste architetture, di averne acquisito la conoscenza del processo ideativo progettuale iniziale fino al loro progetto di ricostruzione di modelli. E ho sentito, mentre si visitava la mostra, chiamare plastichetti, oppure il nostro direttore addirittura ci ha detto: ma perché non l'avete fatti più grandi, no? Perché adesso abbiamo tutti bisogno di fare cose grandi, invece noi no, lavoriamo sul piccolo, dell'osservare il piccolo, di avere un certo tipo di osservazione che, perlomeno a mio avviso, o a nostro avviso, è un percorso conoscitivo che va di pari passo proprio con la pratica del disegno e della conoscenza acquisita lentamente. E altra cosa, il confronto del modello tra modello digitale e modello materiale. Questo è un progetto che presentiamo sia nella fase documentale iniziale, in cui è partita la fase di ricostruzione del progetto, e sia nella doppia rappresentazione, quella del modello digitale e quella del modello analogico. Ripeto, apologia del laboratorio di disegno dell'architettura, che non è necessariamente solo strumentale anche all'apprendimento di tecniche di rappresentazione digitalizzata, perché oggi come oggi è necessario comunque apprendere, perché non si può prescindere, però prima di passare al modello digitale, peraltro la percezione, l'approccio alla costruzione, alla manualità, a prendere consapevolezza di quello che è un processo anche nella scala più grande, passa attraverso la realizzazione di modelli che invece sono materiali, sono fisici, prima di essere digitali. Interrompo questo sindacalismo del professore di disegno e invece no, volevo invece tornando un attimo sul tema dei contenuti di questa navigazione all'interno dell'esperienza dell'architettura italiana nelle colonie, volevo dire che secondo me è interessante anche vedere come noi abbiamo un po' volutamente categorizzato gli interventi rispetto alle nazioni nelle quali sono stati fatti, perché abbiamo rintracciato alcune specificità che sono proprio dell'architettura. L'architettura italiana nelle colonie è un grande calderone e ripeto, c'ha questo interessantissimo
questa interessantissima contaminazione tra un razionalismo che sta montando e però invece la cultura dei luoghi, però con delle differenze. Per esempio la Somalia e Mogadiscio in particolare è un posto che, proprio per quello che diceva prima Maria, cioè proprio perché in realtà è l'unico vero centro storico nel quale gli italiani si imbattono uscendo dall'Italia. Cioè gli italiani quando vanno a lavorare in Libia, lavorano, fanno delle cose meravigliose, che sono i villaggi rurali, ma sono nel deserto, non hanno un rapporto con un'architettura consolidata. Quando vanno a lavorare ad Asmara sono più portatori come dire, di un'Italia anche un po' del un po' salottiera, fanno molti cinema, fanno molte cose che sono per lo svago, rappresentano una nazione attraverso soprattutto il livello di cinema, che secondo me sono le cose più interessanti che hanno fatto gli italiani. Vado a sbagliare, la rappresentano come si confrontano con un'architettura che è quella della visione. A Mogadiscio gli italiani stanno in imbarazzo, perché Mogadiscio è una città che ha una cultura architettonica molto molto antica e quindi per esempio un po' scimmiottano, un po' fanno come le case Incis di Mogadiscio, hanno questi vetri tutti intarsiati, queste cosette, come dire, arabeggianti, no? che secondo me sono il risultato di un imbarazzo che c'è, o comunque più che di un imbarazzo forse anche di una non consuetudine a questo tipo di confronto. Gli italiani che si sono confrontati con i centri storici al massimo l'hanno fatto con i centri storici italiani e quindi non con questo tipo di background. Ma anche la Grecia è interessante dal punto di vista, questo lo dico solo per farvi capire perché ci siamo divisi in nazioni, perché per esempio la Grecia invece ha anche formalmente un grosso senso di balnearità, cioè la Grecia è un posto di motitondi, di edifici sul mare, edifici che sono presentano delle forme molto mediterranee e proprio perché, come dire, in questo senso secondo me gli italiani si sono confrontati moltissimo, intanto è inutile ricordare, ma lo faccio, gli italiani non è che stavano probabilmente in Grecia, ma stavano nelle isole del Peloponneso, cioè stavano in una condizione realmente balneare, che era quella di queste isole, che non hanno praticamente rapporti con la terraferma greca, però hanno una forte presenza in queste situazioni che erano anche proprio quelle del alcune architetture di Rodi o di Lacchi sono delle architetture che a me hanno ricordato Ostia piuttosto che appunto San Paolo, certe condizioni, come dire, del rapporto del primo razionalismo con il mare. Ultima e non ultima invece c'è la retorica aggressiva piacentiniana molto dura dell'architettura in Albania. L'Albania è completamente diversa. L'Albania, gli italiani in Albania ci stanno pochissimo e ci arrivano quando già hanno una condizione, come dire, di nazione abitata. Dopo la storia dell'Etiopia, dopo la conquista dell'Etiopia, le sanzioni, eccetera, tutto il massacro che è stato fatto in quella guerra, l'Italia è diventata una nazione, se possibile, più retorica e più aggressivamente retorica. E su questo l'Albania ne paga in qualche modo le conseguenze. Insomma, l'Albania è l'architettura italiana in Albania è un'architettura fortemente piacentiniana, pur avendo, come dire, però per esempio delle situazioni distributivo-funzionali molto interessanti, cioè al di là, come dire, degli stilemi architettonici che sono quelli appunto
della, in qualche modo della retorica bizantiniana, però la distribuzione di questi edifici è interessante, molto dinamica e c'ha, porta dentro comunque anche lì un rapporto di evolutivo di una in qualche modo di confronto che c'è tra una tesi funzionalista negli spazi e invece una volontà di raffigurare una nazione che sta crollando tutte le parti, ma che come dire, ha bisogno proprio per questo di sentirsi, di mostrarsi forte e muscolare. Concludo innanzitutto ringraziando gli studenti che hanno sia lavorato ai nostri laboratori e l'hanno fatto con il massimo impegno. Io, come diceva qualcuno di voi, sono molto contenta di come ha lavorato il mio gruppo quest'anno, veramente una classe, un'annata che si è rivelata molto motivata e precisa, che è una cosa sempre più cara. In particolare ringrazio Filippo Musilatti, Federica Catena, Emanuele Civelli, Pierpaolo Cicconi, Michele Forti, Valentina Gambi, Alessandro Giantomasso, che hanno collaborato anche all'allestimento della mostra, hanno rimesso mano, siccome sono passato un po' di tempo comunque dalla fine del laboratorio, anche là dove c'era bisogno di risistemare i plastici, l'hanno fatto, insomma, al di là che il loro laboratorio è finito, il voto era fatto e tutto quanto, quindi esatto, ma è veramente il tutor dei nostri laboratori, Nicola Saspaccesi, Lorenzo Ritrovanti, Marina Mariani e Antonio Bruno, Antonio Dionigi, Luigi Bruno, ciascun nome e cognome. E poi, anche se sarebbe forse necessario aprire un'altra parentesi tra la differenza tra comunicazione e diffusione, quant'altro prende là da una frase che mi è rimasta stampata: la diffusione è tutto, senza diffusione non si può fare cultura, come ha detto il professor Carbonara poco fa. Con l'intenzione di fare diffusione attraverso uno strumento invece molto contemporaneo, che è quello dei social media, che possono ovviamente, da cui potremo aprire tutte le parentesi plausibili, noi abbiamo trasformato il Piccole Architetture d'Oltremare in una lingua inglese, togliendo piccole, quindi togliendo l'ideologia, lasciando solo Overseas Italian Architecture. Abbiamo creato un logo e aperto una pagina Instagram per poter diffondere i lavori che gli studenti hanno realizzato attraverso questo World Wide Web, insomma attraverso questa pagina, in modo tale che possano essere visibili e anche poter mettere in contatto studenti italiani, studenti d'oltremare, per conoscere, per comunicare, per entrare in relazione, viaggiare, andare e aprire nuove prospettive di ricerca. E se volete condividere il materiale potete poi condividerlo e usare l'hashtag Overseas Italian Architecture oppure Unican SAT, SAT 25+, che è l'evento, il grande evento del 25enne della scuola che ci ospita, e l'atto disegno 2019. Grazie. Adesso è il momento di io, perché Alessandro è stato paventato, se ne è parlato. Senza microfono, insomma, noi chiudiamo con un'attività che è appena iniziata, ovvero abbiamo tramite materiale che ci ha fornito Maria Spina e tramite Barbara Bertani, figlia di questo geometra, Sergio Bertani, che ha operato in Somalia, in Mogadiscio, per molto tempo. Abbiamo acquisito del materiale cartografico di carattere progettuale, quindi sia di edifici residenziali che specialistici, quindi a funzione differente, centri sportivi, palazzetti dello sport, banche e altro materiale, che
è diventato oggetto di una borsa di studio per la creazione di un archivio digitale. E il bando è stato espletato la settimana passata, Nicolas Facetti ha vinto la borsa di studio e quindi nell'arco di un mese chiuderemo questo lavoro di scansione, di elaborazione e organizzazione di questo piccolo archivio. Archivio che una volta chiuso con l'autorizzazione della signora Bertani sarà messa a disposizione nell'ambito del circuito delle biblioteche universitarie affinché possa poi essere utilizzato da tutti quanti, quindi anche online, per fini di studio, di ricerca, e speriamo anche, essendo così depositario, insomma, qui la facoltà di architettura possa essere anche oggetto di studi da parte dei colleghi che già hanno avviato questo laboratorio, per questa ricerca, questo filone in ambito più architettonico, e quindi anche magari anche per i nostri dottorandi, se si riuscisse anche ad avviare un filone di ricerca su queste cose. Questo io mi rivolgo più a voi, che sempre, cioè, nell'ambito del Brino, delle altre cose fatte con Lucio e con Maria, mi sono sempre occupato della parte di organizzazione urbanistica e dei piani urbanistici, quindi dei modelli di esportazione degli anni 30, modelli urbani di esportazione per le colonie, quindi anche quant'altro, di cui oggi certo no, questo non è il tema. Quindi io invito direttamente Nicolas a presentare un po' i materiali, come sta procedendo, perché credo sia, insomma, giusto che lo faccia lui, e nell'ambito di questa sua presentazione chiamo anche l'architetto Camaglioni, che ci leggerà la nota biografica di Benzio Bertani. Nicolas Faccesi e Chiara Camaglioni fanno parte a pieno titolo del gruppo Unica, che hanno promosso appunto la giornata di oggi. Nicolas, ringrazio per questo anni la presentazione. Velocemente soprattutto i fondi che ci permettono di acquisire mille euro di borsa di studio e quindi di lavorare bene. Di produrre dei tempi. Ringraziamo anche noi sicuramente. Iniziamo con questa, che è la copertina dove sempre vediamo che c'è una planimetria di Mogadiscio che fa parte del fondo, e la seguito la professoressa ci ha mostrato il contenuto di quell'anno. Buonasera a tutti, vi leggerò un testo appunto di Noureddin Haji Shikeri su Benzio Bertani, l'italiano che non abbandonò mai la Somalia. Quasi nessuno della nuova generazione di Mogadiscio conosce il nome del geometra Benzio Bertani. Tanti sono gli italiani che hanno avuto e hanno tuttora un forte legame sentimentale con la Somalia, ma pochi furono quelli che, come lui, decisero di condividere con i somali tutti i rischi fino alla fine della propria vita. Benzio Bertani, che ha lavorato a lungo in un settore strategico come l'ufficio tecnico di Mogadiscio, per me è un mito. Non solo per questo suo forte attaccamento a Mogadiscio, ma anche perché è stato testimone di ben tre periodi storici importanti: quello coloniale, quello post-coloniale con regime democratico e quello della dittatura militare di Siad Barre. Purtroppo una gran parte del suo lavoro si è persa. Scusate, ma il materiale documentario superstite che è stato possibile recuperare grazie a sua figlia Barbara è comunque di grande importanza per comprendere la trasformazione urbana di Mogadiscio negli anni cruciali fra colonizzazione e decolonizzazione. L'inserimento in questa mostra dei pochi documenti custoditi dalla famiglia ha lo scopo di dimostrare, di stimolare e di invitare chiunque abbia i suoi progetti, le sue lettere o le sue fotografie a farsi avanti per renderli pubblici. Il discorso vale ovviamente anche per tutte le documentazioni di importanza storica che riguardano altri personaggi operativi in Somalia in quello stesso periodo. Benzio Bertani nasce a Cadel Bosco di Sopra, Reggio Emilia, il 2 maggio 1912, da una famiglia di tradizione socialista. Con l'avvento del fascismo, suo padre decide di partire per la Somalia per tenere lontano la famiglia dalle tensioni e dai rischi politici di quel periodo. Benzio partecipa alla Seconda Guerra Mondiale nel reparto dei guastatori che operavano in Africa.
Finita la guerra, parte per l'Italia come profugo, ma dopo una breve permanenza rientra nuovamente a Mogadiscio e inizia a lavorare nell'ufficio tecnico del municipio della città. Nel 1952 si sposa con Ornella Pelosi, con la quale ha due figlie, Barbara e Bruna. Verso la fine dell'amministrazione fiduciaria italiana, nel 1960, rientra in Italia con tutta la famiglia, ma 5 anni dopo Vecchio torna nuovamente in Somalia, dalla quale oramai non riesce più a separarsi. A Mogadiscio è accolto a braccia aperte e lavorerà come capo dell'ufficio tecnico della capitale, all'incirca fino al 1989. Tuttavia, poco prima che a Mogadiscio esplodessero le tensioni che poi produssero la guerra civile, torna in Italia, dove muore nel 1994. È sepolto a Castelluccio Inferiore, Potenza, dove riposa anche sua moglie. Abbiamo trovato queste foto quando non c'era più la possibilità di verificare quali fra i suoi edifici fossero ancora esistenti e quali fra i suoi progetti fossero stati realizzati. Le poche fotografie che riproponiamo fanno parte dei ricordi di milioni di somali. Chi mai non si ricorda del mercato della frutta e verdura che è tuttora funzionante anche se in pessime condizioni di manutenzione? Chi mai potrebbe dire che una volta era bello e ordinato così come ci raccontano le foto? Il progetto di un intero quartiere chiamato Amar Bilet, il mercato ortofrutticolo di Armaguini, l'hotel Cebelli, il Ministero dell'Industria, il Ministero delle Finanze, il nuovo Museo Nazionale, la National Library, la Casa delle Donne e diverse altre costruzioni hanno partecipato all'evoluzione di Mogadiscio. E poi per le rare foto della fila di Mogadiscio e l'interno della villa Behani, dipinto da Vecchio, sono ancora uno splendore. Avremo sicuramente un'altra occasione per proporre altri disegni e foto di Vecchio, ma intanto voglio ringraziare per il ritrovamento di queste foto la signora Barbara Bertani e l'ingegner Alessandro Manni che riuscirono a rintracciarla. Il testo, come vi dicevo all'inizio, è di Nureddin Hagi Shikelli. Andiamo avanti e volevo solo dire che questa presentazione fa riferimento alla prima settimana di lavoro, dove con il professore siamo resi conto un attimo di quelli che erano i materiali, delle risorse della stessa facoltà, cercando soprattutto di non avvalerci di collaborazioni esterne e di mettere a punto e catalogare, digitalizzare questo materiale all'interno della sede stessa, nelle diverse sedi appunto. La prima parte riguarda gli elaborati grafici, e il metodo di lavoro sarà quello appunto di una catalogazione, una scansione e una rielaborazione, e in particolare la scansione potremmo avvalerci alcuni macchinari che sono presenti al Sant'Angelo Magno. E per quanto riguarda il tipo di elaborati, abbiamo due tipi di elaborati, uno di piccolo formato e uno di più grande formato. E tre di piccolo formato che sono progetti vari relativi alla nuova sede sociale della Somalia Airlines, relativi ai documenti, a richieste di lotto, ubicazioni del lotto, ed altri progetti, il progetto ad esempio per il centro sportivo di educazione fisica e atletica, che poi vediamo anche in questo esempio, che in questa settimana abbiamo messo a punto cercando di capire come questo materiale, una volta digitalizzato, può essere rielaborato attraverso l'utilizzo di software, cercando di correggere quelli che sono gli errori dello stesso macchinario. E ad esempio qui, appunto, il progetto del centro sportivo, c'è sempre una tavola illustrativa iniziale dove c'è una pianta, un elaborato più architettonico, seguito poi sempre da elaborati più tecnici, più esecutivi, appunto, che fanno vedere come questi progetti erano pronti per essere realizzati, come fossero pensati in ogni loro dettaglio. Andando avanti abbiamo altri elaborati di formato più grande, una planimetria di Mogadiscio, che è la prima che vedevamo in copertina, che ci ricorda un po' anche le immagini che abbiamo visto nella precedente presentazione. Un progetto di centro di addestramento per gli agricoltori, che poi approfondiremo. Un progetto per un supermarket, vediamo che già qui compare il termine supermarket, oggi forse un po' perso. E andando avanti invece la serie degli uffici dell'ambasciata, del consolato, una serie di 6 progetti, un progetto per una villa generica che poteva essere costruita a Mogadiscio, e un progetto sempre per un edificio relativo a una nuova sede. Qui abbiamo anche sempre 2 esempi, il
primo del centro di addestramento agricoltori e aggiornamento tecnici. E anche qui vediamo, si parte proprio dalle fondamenta, si passa per la pianta, ci sono degli elaborati grafici più architettonici che descrivono proprio nel dettaglio quelle che erano le intenzioni dello stesso architetto e qual era il linguaggio, per poi arrivare alle soluzioni tecniche, particolari costruttivi, che allo stesso modo ci fanno capire come anche questo progetto era pronto per essere costruito. Dopodiché un ultimo esempio di progetto per villa, anche questo di un'ottima qualità sia architettonica che grafica, dove in particolare abbiamo è molto più sintetico rispetto agli altri, però vediamo anche qui come fosse stato ben impostato. I formati, come avete potuto vedere, sono di diverso tipo, anche questo è un motivo un po' di difficoltà, soprattutto quando il file è molto lungo, si rischia soprattutto di perdere un po' la qualità di questi elaborati, però attraverso una rielaborazione, una riscansione che viene effettuata più volte, si può raggiungere, questo appunto è un tentativo iniziale, si può raggiungere questa qualità. Dopodiché, fra i materiali abbiamo anche i libri, in particolare un volume, tre volumi relativi a Mogadiscio, e anche qui ci sarà una fase di catalogazione, una fase di scansione, una fase di rielaborazione che avverrà nell'altra sede, questa, la Santissima Annunziata. E per quanto riguarda il contenuto, abbiamo i primi due libri che sono relativi a un rapporto preliminare sui problemi dello sviluppo urbano territoriale di Mogadiscio, ed un terzo volume invece che fa riferimento a delle tavole integrative che sono di supporto ai primi due libri. Anche qui un piccolo esempio, un piccolo estratto del primo libro. Possiamo vedere che tutti e due i libri hanno un indice iniziale dove possiamo ritrovare anche le tavole finali di riferimento. Durante lo stesso libro, poi ogni libro è dotato di un'introduzione e di una premessa, in questo caso dell'architetto Astengo, che ad esempio qui fa riferimento proprio come questo fosse un modello preliminare, fosse proprio una fase più illustrativa, dove si il Ministero della Pianificazione di Mogadiscio si impegnava a mettere a punto una banca progetti a cui fare riferimento. Poi, nelle fasi successive, perché c'era una sensibilità di innovazione, uno spirito quasi nuovo, un cambio di rotta dal punto di vista sia sociale che economico, che allo stesso modo appunto della pianificazione stessa. Ad esempio qua invece vediamo come dopo una serie di documenti, una serie di scritti, abbiamo anche sempre delle foto, degli elaborati grafici, in questo caso delle foto appunto, foto di Mogadiscio, questa l'abbiamo vista precedentemente anche. E questo invece è un po' un programma di lavoro che abbiamo fatto in base a quello che è stato la prima fase, cioè questa settimana, dove abbiamo messo a punto le possibilità offerte anche dai macchinari della stessa facoltà e le tempistiche che occorrono. Pensiamo di dividere il lavoro in quattro settimane, la prima settimana per gli elaborati grafici, che sono quelli che abbiamo visto appunto nella prima parte, di piccolo e grande formato, dopodiché passare nelle settimane successive alla scansione del libro 1, del libro 2, e nell'ultima settimana mettere appunto il terzo libro con gli elaborati grafici, che sono appunto di grande formato, e anche quelli richiederanno un lavoro e un'attenzione particolare proprio per le dimensioni eccessive. Ringrazio tutti, grazie. Anche in questo caso questo speriamo che sia il primo passo per costruire un archivio anche più ampio, quindi per l'acquisizione sia di altri materiali, non solo su Mogadiscio ma anche sul resto dell'architettura urbanistica, insomma dei prodotti progettuali. In merito a quello che al pre-
print a cui si è fatto accenno più volte oggi. Io vi ricordo che alcuni dei testi pubblicati da Vangelo, a cui faceva riferimento anche il professor Carbonara, credo tutti e quattro, ma sicuramente due ci sono, sono depositati qui nella biblioteca e che comprendono appunto tutti e quattro i volumi che erano stati pubblicati, quello su Rodi, quello su il blocco, il 4 di restituiamo la storia, quindi sono anche a disposizione qui nella biblioteca. Possiamo forse chiudere solo con un accenno a due questioni. Uno, il record che Nicolas ha mostrato molto rapidamente, quei tre volumi, è frutto di un lavoro di docenti universitari e non, che su input dell'allora Fondo di Sviluppo Europeo fu elaborato proprio per una come fosse un programma, un piano di sviluppo per la città di Mogadiscio, non solo di carattere progettuale e tecnico, ma anche di riordino amministrativo, perché si parla anche di una struttura di città anche differente, ma differente rispetto al territorio che poi doveva coinvolgere. La presenza di professori come il professor Astego, uno dei papà dell'urbanistica italiana, insomma ci indica anche la qualità del lavoro e di tutti i contributi degli specialisti coinvolti in quel periodo, come furono coinvolti 30 anni prima, diciamo così, di questo report qui, altri nomi importanti nella elaborazione degli strumenti di pianificazione delle città alle varie scale, da ponti, avvicinato a molti altri, con i piani dove i modelli urbanistici italiani venivano esportati e declinati con un rapporto differente rispetto alla presenza o no della città indigena, altro elemento molto molto importante. Solo un'ultima cosa, possiamo accennare, no? Credo Maria abbiamo citato anche più volte il Nureddin, sembra carino chiudere, visto che poi la giornata si chiama Pagine di Storia, no? Di storia architettonica e urbana, a un testo di Nureddin che è stato pubblicato in Inghilterra e che costituisce un testo forse molto importante per la storia urbanistica architettonica di Mogadiscio. Quindi il testo è stato recensito e trovate online, l'abbiamo fatto io e Maria insieme nel sito del Città Bene Comune del Politecnico di Milano, su appunto invito del collega Renzo Ribondazzi, PDF del testo, è un testo importante e nei primi quattro capitoli ci racconta la regione del Banadir e la cosa importante, oltre alla descrizione, alla catalogazione dal bene architettonico al dettaglio, agli altri elementi, è il grido di allarme che Nureddin lancia a favore della comunità scientifica e finisce proprio questo suo grido di allarme rispetto al patrimonio che si sta perdendo con un invito, e tra le righe questo invito è anche rivolto alla comunità scientifica italiana, ovvero di costruire come fosse un istituto centrale per il restauro. Quindi sul nostro modello l'invito di costruire un'istituzione, quindi qui rimando a quanto ha accennato il professor Carbonara e Maria Spina, quindi di costruire all'interno, che sia la facoltà di ingegneria o meno, un istituto e quindi anche competenze specifiche, quindi ci potrebbe vedere coinvolti anche in un'attività formativa che a questo punto rimetterebbe in campo a un doppio livello tecnico, progettuale e formativo e educativo anche le scuole, le facoltà di architettura. Il modello potrebbe essere appunto diciamo quello dell'Istituto Centrale per il Restauro, un apparato che poi possa essere quello della sovrintendenza, che
con pregi e difetti, a cui non siamo abituati, però tutto sommato anche garantito che il nostro patrimonio sia ancora oggi presente in forma diffusa e molto molto importante nel nostro territorio. Grazie. Concediamo ringraziando tutti i partecipanti, ringraziando per l'ennesima volta gli studenti che immediatamente hanno partecipato a questa kermesse. Alla prossima, grazie a tutti.